Sì, no, noi ci mettiamo qua così prendiamo... Non mi pare, il cano dove pare. Solamente due parole, perché dopo 5 anni che ho collaborato alla preparazione e allo svolgimento di questa festa, quest'anno per la prima volta sostituisco il sindaco per la stilatura. Del sindaco, però il programma che era previsto per lo scorso weekend, la scorsa settimana, è stato spostato oggi per le cattive condizioni atmosferiche. E più di qualcuno, anche tra i figuranti, è stato impedito a partecipare ad oggi, all'incontro di oggi, perché per precedenti impegni presi. Quindi discuto a nome dell'amministrazione, però diciamo, penso di rappresentarlo validamente in quanto produttore di Cacchione, quindi sono in tema. Una cosa volevo dire, ringrazio l'organizzazione che ha fatto questa spiegazione tecnica del prodotto. Però deve essere da stimolo per tutti i nettunesi. Io uso sempre dire che tante città, tanti comuni hanno fatto le loro fortune turistiche ed anche quindi economiche sui loro prodotti enogastronomici. Noi dobbiamo essere orgogliosi di avere questo prodotto, considerando che soltanto a Nettuno in tutto il pianeta Terra viene coltivato il cacchione. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di questa delizia che ci ha omaggiato, di questa delizia che ci ha omaggiato la natura. E dobbiamo essere orgogliosi perché un territorio che si qualifica per un prodotto enogastronomico è un prodotto che dà una sensazione di caldo, di familiare. E quindi non a caso tutti abbiamo ancora vecchi agricoltori qui a Nettuno, qui c'è mio zio Lalla, mio cugino Franco, che ancora... Diciamo, non, anche se non con le tecnologie che hanno le due cantine principali qua di Nettuno, però portano anche loro avanti orgogliosamente e con merito il nostro prodotto. Di una cosa come amministrazione siamo felici, che abbiamo da 3 anni 2 cantine di Nettuno presenti al Vinitaly. E la cosa ha meravigliato anche operatori del settore. Io ricordo lo scorso anno in una delle 2 cantine, evidentemente la persona era passata prima nell'altra cantina, ha detto: ma com'è possibile un paese di mare che ha 2 cantine che fanno prodotti da presentare al Vinitaly? La natura ci ha regalato questo e noi ce lo prendiamo. E da parecchi anni io ringrazio la cantina Bacco e la cantina Casa Divina Provvidenza, perché stanno qualificando il nostro prodotto, lo stanno portando alla conoscenza anche internazionale, perché cominciano a vedere ad esportare all'estero. È un prodotto che ha dei riconoscimenti sia regionali e sia nazionale, quindi è un prodotto che fa da traino anche al nome di Nettuno per quanto riguarda l'aspetto turistico. Io vi ringrazio di questa attenzione e adesso procediamo alla spiegazione. Grazie. Dati la mano, maestro. Sindaco, sei pratico? Sì, vai, eh. Signora, grazie, molto gentile. La posta è pronta. Io dico, Una cosa l'altra, è incredibile. Ci siamo dimenticati di dire, scusate, che qui abbiamo il principe Marcantonio Colonna e donna Felice Orsini, che erano, diciamo così, feudatari di questo nostro territorio, e sono loro nel periodo che veniva prima citato, il 1570, che praticamente hanno favorito la produzione del cacchione. Quindi per primi dobbiamo ringraziare il principe Marcantonio Colonna e donna Felice Orsini. Un applauso per loro. Sì, adesso i ristoratori di Piazza Colonna ci inizieranno con alcuni... Sì, al brindisi, sì, facciamo il brindisi e poi i ristoratori di Piazza Colonna ci inizieranno con i loro prodotti.